Dolomiti Turismo in questa settimana ospita il miglior chalet d'Italia 2023, candidato a esserlo anche nel 2024 fra i primi sei. E allora saluto e ringrazio Alessandro Gottardo, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Ovvero chalet Cesa del Louf, non si trova a Cortina, non si trova a Courmayeur, non si trova, si trova fra Arabba e il Passo Campolongo, con una bellissima storia. Anzitutto, Alessandro Gottardo, ingegnere idraulico padovano, hai progettato e ora gestisci insieme ai tuoi figli questa struttura di altissima gamma, credo. Grazie. C'è anche una bella storia, perché lo chalet del Louf non l'avete, diciamo così, tirato su dallo zero, ma anche una bella storia legata al territorio, giusto Alessandro? Sì, allora questo chalet è... Originariamente era un maso di contadini di Arabba che non avevano figli e hanno pensato di adottare un bambino, Valentino Lezzuo. Questo Valentino era soprannominato il Lupo e da qui il nome Cesa del Louf, che in ladino, che è la lingua locale di Arabba, significa casa del lupo. E il lupo appunto non è l'animale, non è, ma è semplicemente il precedente abitante di questo chalet. E questo bambino cresceva in questo maso dove c'erano animali vari, e lui si allenava di notte a sciare fuori dello chalet. E quindi immagino questo bambino che scende lungo i pendii attorno al maso con una piccola lampadina fuori dello chalet e si allena in mezzo dei paletti piantati fuori dello chalet, e poi naturalmente risale con gli sci in spalla. Per cui durante il giorno era uno scherzetto per lui sciare, perché è abituato a sciare di notte, figurati, sì. Vedeva perfettamente, è diventato uno sciatore favoloso e dal punto di vista anche agonistico vinceva tutte le gare ed era diventato super famoso, è diventato un maestro di sci e portava in giro i bambini per le vallate come maestro di sci della scuola di sci, ecco. Certo. E quindi voi avete acquistato questo chalet con già l'intenzione di fare uno chalet con, mi sembra, 20 posti letto, una ristrutturazione molto particolare che tu stesso hai curato recuperando anche degli aspetti appunto già presenti. Sì, allora diciamo che il progetto si proponeva di recuperare, di portare all'antico splendore un vecchio maso dolomitico, e quindi l'obiettivo era recuperare tutto ciò che si poteva riutilizzare, quindi le tavole antiche bruciate dal sole, i pavimenti segnati dalle scarpe chiodate dei contadini e degli abitanti del maso, e le pietre, le fondazioni eccetera. E quindi il progetto ha proseguito su questa strada, su questo filone, e abbiamo ottenuto, dopo tanta fatica e tanta passione, va bene, un maso che secondo me può essere proposto ai turisti come un'esperienza di vivere in un vecchio maso dolomitico, pur con tutte le comodità moderne, quindi riscaldamento, ecco, pavimento, piscine, eccetera, sala cinema, ecco, e così via. E grazie a Simone Tolotta della regia e anche a Silvano Savio per la puntata di Voci di Valle, stiamo vedendo proprio in sovrimpressione alcuni scorci di, sì, questo chalet. E quindi voi lo affittate, voglio dire, uno chalet con 20 posti letto, se sì, non allora, sbaglio, lo chalet... lo affittate settimanalmente, sì, giusto? Oppure no, anche lo, chalet, sì, lo chalet si può affittare anche in periodi più brevi. Abbiamo avuto delle feste di compleanno per un weekend, delle ricorrenze particolari degli ospiti. La particolarità è che io affitto, cioè che lo chalet viene affittato come una villa, diciamo interamente, non vengono affittate le camere, quindi si possono affittare fino a 5 camere, va bene, si può affittare intero lo chalet che dispone di 5 camere, oppure una parte dello chalet dove ci sono solo 3 camere. Il massimo dei posti letto sono 20, ecco, su 800 rotti metri quadri, quindi uno spazi ampi ci sono. Sì, c'è anche una piscina controcorrente, con la, sì, corrente, sì, no, c'è, contraria, giusto? Sì, bella, c'è un'area wellness molto spaziosa dove c'è una piscina con il nuoto controcorrente, va bene, e poi c'è una vasca idromassaggio, è in progetto di fare una vasca idromassaggio esterna, e poi c'è una sala cinema, sauna, bagno turco, tutto ciò che un turista può desiderare. Allora, Alessandra ha fatto notizia, no, sulla stampa anche nazionale, uno chalet dai miri affittato a 40.000 euro a settimana, ma è vero? Qual è la vostra clientela? Sono davvero gli emiri piuttosto che, no, cinesi e altri che vengono? No, allora la clientela è soprattutto straniera, va bene, sono soprattutto americani, inglesi oppure anche tedeschi, diciamo, e abbiamo avuto anche qualche arabo, e adesso intenderei proporre
controllo appunto sui mercati asiatici, va bene, perché io penso che questa esperienza di questo vecchio maso molto riservato, che è un po' fuori dal paese, certo. E quindi possa essere un'esperienza molto interessante per questi turisti. Ecco. Io direi che la mia idea di turismo è proprio un turismo esperienziale, un turismo in cui uno possa provare delle sensazioni, delle emozioni, certo, nuove, certo. Ecco, vivere ai bordi del bosco con gli animali e col silenzio totale, ammirando il panorama delle Dolomiti, penso sia una cosa molto, molto valida da proporre. Anche ecco. Perché, non, hai detto te giustamente, non si trova in un centro abitato, c'è una strada per arrivarci, bisogna arrivarci apposta, una strada silvopastorale e quant'altro, sì, quindi sì. D'inverno. Allora, dici, la strada è una strada privata che è lunga 700 metri, quindi non tanto lunga ma neanche proprio brevissima, che consente di avere un'assoluta privacy e riservatezza per gli ospiti, e poi si giunge in questo maso su questo pianoro assolato che domina Arabba e il portavescovo, e quindi con una vista bellissima, e viene mantenuta pulita dalla neve quel tanto che dei mezzi speciali che sono a disposizione dello chalet possono portare gli ospiti dal paese fino allo chalet e viceversa. Alessandro, una curiosità, si parla molto di destagionalizzazione, ecco qui sì. Ci sono sì vicino agli impianti residui e quant'altro, uno potrebbe dire ok, piacerebbe anche solo per la quiete, quindi è aperto per quanti mesi all'anno? Beh, lo chalet praticamente si può sempre affittare perché è libero, e io quando ci sono delle richieste dispongo di personale adeguato, quindi pulizie, autista, manutentore, poche persone che possono semplicemente dare comodità e per gli ospiti che vogliono venire anche fuori stagione. Ecco, ma il fuori stagione, sì. L'ospite che viene agli Emirati Arabi, gli interessa anche la primavera oppure l'autunno, oppure più le stagioni dove ci sono gli impianti residui aperti, lo sci, sì. Negozi aperti? Beh, diciamo che ovviamente adesso la stagionalità è ancora preferita, la stagione preferita è ovviamente l'inverno e l'estate, però stiamo lavorando per avere delle presenze anche fuori stagione. Ci sono delle servizi di shooting fotografico per società soprattutto di moda, va bene, e poi vengono anche per dei meeting aziendali, va okay. Bene, e quindi ci sono questi eventi che intendo sviluppare come proposta sempre più, insomma. Quindi mi sembra di capire che gli date anche il chiavi in mano, quindi completo anche eventualmente del personale? Sì, certo, il personale fisso è un autista manutentore e una signora che è una cameriera ai piani. E poi naturalmente se l'ospite vuole possiamo anche avere lo chef, va bene, con camerieri, sous chef, poi massaggiatore, maestri di sci, non c'è limite ovviamente ai professionisti che possono essere a servizio degli ospiti. Insegnanti di yoga sono stati richiesti anche, perché lo yoga è un'attività che si presta molto nel panorama così sì, meditativo, certo. E così dello chalet. E si contestualizza anche molto bene, certo, appunto, infatti, nell'ambiente. Sì, no? Sì, sì, infatti. Quindi adesso infatti. A metà novembre ci siete stati eletti dal World Ski Awards come miglior chalet 2023. Sì. La proclamazione siete già nei primi sei anche per quest'anno. Sì, giusto? Certo, per quest'anno vediamo se riusciamo a vincere anche quest'anno il titolo e a mantenere nel Veneto, in particolare ad Arabba, questo titolo che sembra, che io penso sia così prestigioso, insomma. Ecco, dico la verità, noi è la prima volta che sentiamo una storia di questo tipo, cioè di alta ospitalità in un posto così. E ce ne sono altri, Alessandro, voglio dire, replicati in zona, altri che hanno visto voi e che tentano di replicare. Questo a beneficio anche dei nostri telespettatori per capire se può essere una strada lungimirante verso il futuro, perché il turismo ad alta gamma è evidente, è in aumento, i dati ce lo dicono. Sì, e allora sì, può essere replicabile. Hai pensato magari di fare uno chalet dell'Off 2? Beh, diciamo che io ho una vita professionale molto varia, ho avuto varie esperienze e ero un commerciante di libri di scuola, poi adesso ho questa attività che aiuto nella gestione, e poi potrebbe essere che da grande faccia anche ristrutturatore di masi, perché è un'attività che mi piace molto, su
cui ho messo molta passione e che, di cui ho, gli ospiti mi hanno chiesto, fammene uno anche per me, così, quindi potrebbe essere che nel futuro sia una cosa che seguirò, ecco. Certo, e allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ti ringraziamo molto, immagino che su internet si possa chiaramente trovare. Ecco, un'ultima cosa, vi affidate anche a delle piattaforme, Airbnb e tutto quanto, oppure li affittate direttamente, Alessandro? Beh, allora l'attività di promozione e di booking viene svolta direttamente anche attraverso delle agenzie, sono soprattutto agenzie inglesi, e poi anche stiamo iniziando adesso con le piattaforme, con le OTA cosiddette. Ok, grazie infinite quindi ad Alessandro Gottardo. Grazie a voi per questa opportunità. Lauf, ovvero l'abbiamo dimenticato, Lauf, ovvero lupo. Lupo, in ladino. Anche per rispetto del territorio, giusto? Sì, della, soprattutto. Della storia di quella proprio struttura. Così, Cesa del Lauf, casa del lupo. Grazie infinite Alessandro Gottardo e a voi tutti per la gentile attenzione. Arrivederci al prossimo numero. Grazie.